Si chiamava John Alagos, aveva 23 anni di età, era un infermiere ed è morto a 23 anni per colpa del coronavirus. A casa, dopo un turno di lavoro presso l'ospedale Watford, si è spento precisamente nell'ospedale Watford General Hospital nel Regno Unito, in Inghilterra. Il ragazzo era tornato dopo un turno di 12 ore quando si è sentito male e purtroppo ha perso la vita. A raccontare la storia del ragazzo, la mamma, che anche la infermiera, ha spiegato che il figlio era impegnato in un reparto Covid dell'ospedale. John, dopo essere tornato a casa, aveva detto alla mamma di avere mal di testa, febbre. Poco dopo ha perso conoscenza ed è morto. Probabilmente a farlo fuori è stato il coronavirus, anche se si aspettano, si attendono i risultati del tampone, gli esiti. La donna ha fatto sapere che il figlio era stato negato di tornare a casa prima della fine del suo turno di lavoro da ben 12 ore. John sentiva già da qualche giorno qualche sintomo, non gli era stato fatto il tampone né era stato isolato. Alcuni colleghi del figlio le hanno detto che in ospedale non avevano il materiale adeguato per fronteggiare la devastante emergenza da coronavirus e che il personale era molto protetto. Insomma, chissà se è morto effettivamente per il coronavirus oppure no, la madre però è sicura che sia stato il coronavirus a farlo fuori. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi. Un saluto caro John, riposi in pace, Amen.